conosce crisi il settore delle piante e dei fiori, che non si è quasi mai fermato, nemmeno in piena pandemia, periodo in cui tantissime persone hanno riscoperto l'importanza del fare giardinaggio e del prendersi cura delle piante e dei fiori. È così che il Covid ha cambiato le abitudini degli italiani. Il giardinaggio rientra proprio tra quei nuovi hobby scoperti durante il lockdown e proseguiti poi anche dopo la riapertura. Tolto un primo periodo iniziale dove siamo rimasti chiusi e dove le cose non sono state semplici neanche per noi, ci siamo reinventati con il servizio delle consegne a domicilio e abbiamo portato un po' di fiori e colori in tutta la città. E poi, d'altronde, la produzione non si ferma, noi siamo produttori direttamente di tutto quello che riguarda le piante fiorite e quindi siamo ripartiti nel cuore della primavera cercando di dare un po' di colore e un po' di gioia alle persone. Poi, vista la fortuna che ci ha dato il governo, lo Stato, di rimanere aperti, siamo riusciti comunque, nel rispetto delle normative anti-Covid, a svolgere in sicurezza il nostro lavoro e ad accogliere in sicurezza proprio tutti i nostri clienti. E c'è stato proprio nell'ultimo anno un forte trend alla riscoperta della natura, quindi della cura gestione del giardino, del balcone e anche degli spazi interni. Quindi il trend positivo è proprio qui e la novità sta nelle piante tropicali originarie di tutto il mondo. Oltre 150 tipologie di piante grasse provenienti anche da tutto il mondo e siamo riusciti a portarle proprio qui all'interno del garden e poi, come vedete, tutto il mondo del fiorito alle mie spalle per allestire i balconi o i giardini. Le grandi novità e poi tra le più richieste tra i nostri clienti sono sicuramente le cose più particolari. Tra di queste posso mostrarvi il marimo, che è un'alga giapponese proveniente dal lago di Akan. È un'alga molto particolare che ha questa forma sferica e dietro di lei c'è questa leggenda romantica che narra proprio di questa storia di innamorati provenienti dal Giappone, le quali famiglie appartenenti a due clan rivali non approvavano questa relazione. Allora loro, forti del loro amore, decisero di scappare ai piedi del lago Akan e di donare il loro cuore trasformandolo in marimo e di tanto in tanto risalire in cima al lago per prendere una boccata di respiro. E questo è proprio un movimento che compie naturalmente il marimo e questo che gli dà poi questa forma sferica particolare. Molto richieste sono anche le piante grasse, siamo riusciti a portare una selezione con oltre 150 tipologie di piante grasse differenti. Una tra le più particolari e tra le mie preferite è sicuramente il mirtillo cactus, una pianta grassa originaria del Messico che in natura produce dei frutticini con il sapore simile a quello del mirtillo. È cambiata la sensibilità dei clienti. Abbiamo clientela sempre più giovane. Le persone giovani hanno concepito il verde come necessità e come benessere. E questo benessere è dato dal fatto di avere piante comunque dentro casa, quindi all'interno di un ambiente che noi viviamo e siamo stati costretti a vivere 24 ore su 24. Sempre di più un giardino commestibile, quindi portare in casa cose che ci fanno, come dicevo, stare bene ma che ci nutrono, oppure delle piante di banano in casa per farci sognare. E questo è tutto il beneficio che ci porta la natura. Il servizio è stato fondamentale in questa situazione. Il servizio e soprattutto la professionalità e i consigli che potevi dare, cosa che il internet non ti dà, perché molte volte le informazioni non sempre corrispondono al vero.